un giovane ha due aspetti importanti per cui la rincorsa deve essere più corta di un atleta evoluto. Primo, la velocità è un elemento di difficoltà per il giovane. Più gli allunghi la rincorsa, per assurdo, più lui rischia quando arriva lo stacco di fare danni, perché ci arriva a una velocità tale che non riesce, tra virgolette, a controllare e esprimere bene il gesto tecnico. Ma questa è una cosa secondaria. La cosa principale è che un atleta giovane non ha le velocità di un atleta evoluto. Parlo del salto in lungo a ottimi livelli. Cioè, se io faccio 6 metri di lungo, ho delle velocità, delle capacità di forza che non sono uguali a quello che mi fa 7 metri o 8 metri. Allora, a che pro mettere una rincorsa di 50 metri o 45 metri a un atleta che sviluppa la sua massima velocità subito, cioè che riesce ad arrivare al massimo della velocità subito? La lunghezza della rincorsa è direttamente proporzionale al record personale, alla velocità di entrata che uno ha. Quindi più io sono veloce, più devo avere una rincorsa lunga. Più io sono lento, più devo avere una rincorsa corta. A che serve mettere una rincorsa lunga a uno che corre 100 metri in 35? A che serve? Quello, sapete cosa fa? Fa 30 metri, arriva al massimo della velocità e poi continua. Cioè, male che va, mantiene la stessa velocità. Cioè, bene che va, proprio bene. Altrimenti diminuisce. Comincia a perdere. Invece un atleta che ha 10 netti ha bisogno di lanciarla, di svilupparla questa velocità. La può sviluppare secondo voi su 30 metri? No. Ha bisogno di spazio per lanciarsi. E quindi, avendo bisogno di spazio, deve avere un rincorsa più lungo. Quindi la lunghezza della rincorsa varia da un minimo di 12 passi, 14 passi per i ragazzi, di 12-13 anni, a un massimo di 22-24 passi per gli atleti evoluti, per i big, per i top. Da 12 a 14 passi per la categoria ragazzi, 12-13 anni, fino a un massimo di 22-24 passi per i top. Per i top io non parlo degli atleti adulti, per i top, per i campioni. Normalmente un lunghista di normale livello ha dai 18 ai 20 passi. E il triviste è uguale. Ci siamo? Capito qual è il perché di questa cosa? Ok? Vi dico anche un'altra cosa. Siccome uno parte da 12, da 14, e poi deve arrivare a 24, come ci arriva? Come decidete che ogni anno? Sapete come si fa empiricamente? Fondamentalmente si parte con l'aumentare il numero dei passi in base all'età. Cioè, se io ho un 12enne, 13enne, gli metto 12-14 passi. A 16-17 anni, 16. A 18 gliene metto 18, poi arrivo a seconda delle sue capacità, perché poi lì mi migliora anche sulla velocità. Cioè, voi capite che un ragazzo di 12 anni, se io ho il mio atleta che comincia a 12 anni, quando c'ha 18 anni che c'ha la stessa velocità che faceva ad oggi, mi aumenta la velocità, automaticamente gli aumenta i passi. Attenzione, per avere passi pari si parte con la gamba di stacco. Ci siamo? Cioè, se io stacco di destro, parto col destro, avanti, e stacco col destro e faccio passi pari. Però ci sono degli atleti che si trovano meglio, che se devono partire con un'altra gamba. Dice, prof, io stacco col destro, però mi trovo meglio a partire col sinistro, perché io il primo passo lo faccio con la gamba forte e mi trovo meglio. Va benissimo. Dovete sapere però che i passi vengono dispari. Ok? Quindi sono 15, sono 13, sono 17, sono 19, sono 21, sono 23. Quando io parto con un arto e stacco con quell'altro. Quando io parto con lo stesso arto, i passi sono sempre pari. Ok? Precisione fondamentale, abbiamo visto prima, ci si lavora per questo, poi lo vedremo. Velocità. La velocità deve essere, ascoltatemi bene, massimale, perché un saltatore non può essere un saltatore in estensione se non ha un'alta velocità di base. Poi può essere 11 metri, cioè 11 netti su 100 metri, e con 11 netti su 100 metri fai 7,40, 7,50, 7,30. Può essere 10 netti sui 100 metri e fai 8,40, 8,50. È chiaro che è molto importante avere la velocità. Non esiste un saltatore che ha 11 netti su 100 metri e salta 8 metri bene.
non esiste, è proporzionato poi a quella che è la velocità di massa. La cosa importante che dovete sapere, e qui quindi la velocità è fondamentale, è la distribuzione ritmica di questa velocità. Cioè, mentre il velocista parte e nel minor tempo possibile raggiunge la velocità massimale, perché deve coprire lo spazio nel minor tempo possibile, il saltatore, questo è un altro aspetto molto importante, la massima velocità deve raggiungere allo stacco, non un metro prima, non un metro dopo. Ci siamo? Quindi io perciò la devo distribuire bene ritmicamente. Quindi come la distribuisco? In modo progressivo. Cioè io sto qui a 45 metri allo stacco, io parto e passo dopo passo con una grande decontrazione aumento la mia velocità per raggiungere il massimo di questa velocità al momento dello stacco, prima del decollo. Se io quando stacco sento che poteva ancora sprigionare velocità, cioè che poteva arrivare al massimo della velocità 4-5 metri dopo, ho sbagliato in corsa. Se io velocizzo, arrivo al massimo 5-6-8 metri prima dello stacco, ripeto, nella migliore delle ipotesi, nella migliore delle ipotesi la posso mantenere, ma nella peggiore delle ipotesi rischio di decelerare. E questa è una cosa. I più grandi saltatori, cioè noi quando gli atleti fanno le gare, oppure in allenamento, mettiamo tre coppie di cellule fotoelettriche e le mettiamo, questo è veramente una fase di controllo, 11 metri prima dello stacco, 6 metri prima dello stacco, 1 metro prima dello stacco. Quindi negli ultimi 10 metri mettiamo tre coppie di fotoelettriche per vedere che cosa? Per vedere l'andamento della velocità negli ultimi 10 metri prima dello stacco. Lo mettiamo un metro prima dello stacco, perché se lo mettiamo allo stacco è fisiologico che decelera. Quindi lo mettiamo un metro prima, quindi qui si stacca, le fotocellule stanno qui. Perché io quando arrivo qui passo al massimo della velocità, poi c'è la fase di caricamento, quindi c'è una decelerazione naturale. Bene, gli atleti più bravi, i triplisti bravi lo fanno tutti, e adesso da un po' di tempo lo fanno anche i lunghisti. Noi abbiamo visto che negli ultimi 5 metri sono ancora più veloci degli atleti, cioè quelli bravi hanno un'accelerazione proprio anche negli ultimi 5 metri, proprio per farvi capire come arrivano proprio allo stacco al massimo della loro velocità. Ed è una stupidaggine a volte quando si dice che la velocità deve essere una velocità controllata. La velocità controllata è un errore dire velocità controllata. Si deve dire che la velocità deve essere la massimale, che però ti permette di staccare, quindi di esprimere il gesto tecnico. Perché se tu al ragazzino gli dici guarda che la tua velocità deve essere al massimo, poi non devi andare al massimo, perché se vai al massimo poi non riesci a staccare, quindi devi controllarlo, perché questo si diceva prima, che la velocità deve essere controllata perché poi devi staccare. No, okay, tu al ragazzino gli devi dire che deve correre a rotta di collo per staccare, per lanciare il suo corpo il più lontano possibile. Naturalmente per lanciare il suo corpo il più lontano possibile deve staccare. Allora la velocità che il ragazzino, che l'atleta terrà, sarà quella ottimale per poi esprimere il gesto tecnico stacco. Ma siccome noi abbiamo visto che gente come Carl Lewis entrava a 11,5, 11,6 metri al secondo, e che la velocità controllata 11,5, 11,6, la velocità che stava facendo sul piano era 9,80, 9,90, come faceva lui. Quindi non sono velocità, tra virgolette, controllate, sono velocità tali che permettono a questi atleti che hanno un ottimo controllo della tecnica di riuscire ad esprimere il gesto tecnico. È come se un atleta io gli dico no, non puoi andare a 2,40 km perché a 2,40 km sei pazzo. Sei pazzo. Se quello a 2,40 km non innesca il meccanismo lattacio e continua ad andare ancora la potenza aerobica, quello va a 2,40, va pure a 2,30. Cioè questo è il concetto, e questo ci porterà a andare avanti, perché poi le velocità, per esempio faccio sempre una maratona, un giorno ci sarà qualcuno che farà sotto a 2 minuti sulla maratona, cioè sotto a 2 ore, e allora quello quando va a 2 ore, quando deve andare a chilometro? Cioè, ma che fa, si matta, vai a quella velocità, non è possibile. Come non è possibile? Perché non è possibile? Quando fanno 2,4, 2,56 la media, 2,4, no, i migliori quando fanno sulla maratona, 2 ore, 3,32. Se uno pensava 20 anni fa, 2 ore 3,32, ma che fa? 2 ore 3,32, ma sei matto. Sei
fatto? Questi ci vanno con 42 km e questi ci vanno a 11 e passa metri al secondo. Ragazzi, 11 e passa metri al secondo, però con gli spalli, come fanno a lanciare un corpo a 2 metri che pesa 85 kg? Lo fanno solo con grandissime velocità. Ok? La tecnica di corsa deve essere ottimale per poterlo staccare alla fine, quindi non è una tecnica di corsa uguale al velocista, è simile a un buon velocista, ma non uguale, perché il velocista quando corre, corre indipendentemente dall'aspetto, cioè il velocista vede giù l'arrivo e dice io devo arrivare lì il prima possibile e quindi ci dà dentro. Il saltatore ha la necessità alla fine della sua corsa di elevare il suo corpo per una parabola ottimale e saltare il più lontano possibile. Se è un lunghista, se è un triplista deve saltare consecutivamente tre volte, staccando con un piede e atterrando con lo stesso piede. E quindi la corsa deve essere una corsa con un energico impatto di piede a terra, con le ginocchia e le anche molto alte. È una corsa, se vogliamo tendenti, è una corsa circolare. Che significa circolare? Il tallone deve quasi disegnare un cerchio, poi normalmente disegna un ovale, ma dovrebbe, come per dire, segnare un cerchio, perché deve essere come una corsa tipo della bicicletta, perché quando io arrivo allo stacco mi devo trovare nella condizione ottimale per poter, tra virgolette, per un anno, creare le condizioni per staccare creando una parabola ottimale. Quindi anche sull'assetto di corsa avete visto la davanti, come hanno un assetto molto molto corretto e compatto, perché alla fine loro devono lanciare il loro corpo in campo, non un attrezzo, ma devono lanciare il loro corpo in campo, seguendo tutta una serie di aspetti tecnici adesso.